Ciao a tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi è 3 settembre e finalmente esce in Italia la trilogia di Nevernight. Io non l'ho mai letta, avrei voluto leggerla in inglese, solo che poi mi sono informata e mi hanno detto che serve un livello intermedio avanzato, più avanzato in realtà, e io ho un livello intermedio di inglese, quindi ho lasciato perdere e adesso finalmente è uscita in Italia perché la Oscar Vogt ci ha dato questa gioia, l'ha tradotta. E cioè, sono felicissima perché finalmente posso anch'io leggere la trilogia di Nevernight e sapere cosa realmente è la trilogia di Nevernight, perché tutti ne parlano così bene, però alla fine io, cioè, posso anche avere un parere negativo e sono entusiasta di leggere questa trilogia perché appunto tutti ne parlano benissimo, sono tutti esaltati e pensate, sono esaltata anch'io perché non vedevo l'ora. In questo video vorrei parlarvi in realtà di tutte le informazioni che l'Oscar Vogt ha divulgato su Instagram, quindi tutte le informazioni che voi potrete avere senza spoiler, senza niente, quindi anche chi non ha mai letto questa trilogia come me può ricevere informazioni, può avere, anzi, sono molto utili, soprattutto per tutti noi lettori che non ancora abbiamo avuto la fortuna di poter leggere questa trilogia. Non so se su Amazon ci sono ancora, in realtà ho letto in giro poco fa che già non ci sono più su Amazon, non lo so. Comunque io passerò tra oggi pomeriggio e domani in libreria e me lo comprerò. Non vedo assolutamente l'ora. Comunque, a parte questo, iniziamo subito. Allora, come dicevo prima, la gioia di Nevernight in italiano ce l'ha data l'Oscar Vogt, che ha pubblicato alcune cose, alcune informazioni sul loro profilo Instagram, diciamo. E partiamo subito dai titoli. Allora, il titolo della trilogia sarà Nevernight, gli accadimenti di Luminotte. Allora, ho sentito pareri un po' contrastanti su questo titolo, perché in realtà in inglese sarebbe Chronicles, quindi cronache, e quindi qualcuno avrebbe preferito cronache piuttosto che accadimenti. Però alla fine io penso che sia un po' diverso accadimenti rispetto a cronache, perché ormai ci sono tante cronache in giro. Adesso una che mi viene in mente è quella di Rick Riordan, no? Però ovviamente oltre a quella ce ne sono tantissime di cronache, no? Quindi alla fine accadimenti può essere una cosa diversa, una cosa che è anche positiva. Può essere una cosa un po' diversa, può anche spiccare di più, secondo me. Quindi ok, ci sta. Poi però la cosa che mi fa storcere il naso più di accadimenti è Illuminotte, perché Illuminotte sarebbe la traduzione di Nevernight. Questo nome è che mi piace molto in realtà, questa traduzione. Però ok, hanno voluto lasciare questo titolo originale, diciamo tradotto dal titolo originale e vabbè. Ok, però non mi piace molto in realtà. Una cosa che mi piace tanto sono i sottotitoli di ogni libro. Allora, per un motivo particolare che però dico dopo. Il primo sottotitolo, il sottotitolo del primo libro è Mai dimenticare. Allora, tutte le persone che hanno letto già Nevernight hanno affermato che Mai dimenticare è un titolo, sottotitolo molto azzeccato per il primo libro perché c'entra tantissimo. Adesso io non lo so. Però sono contenta che hanno finalmente azzeccato un titolo, perché molte volte quando si traduce un libro da una lingua straniera all'italiano non c'entra niente il titolo. Io ho avuto la sfortuna di avere questi libri. Comunque sono contenta che molte persone hanno potuto affermare che Mai dimenticare è un sottotitolo azzeccato giusto per il primo libro. Il secondo invece ha il sottotitolo come Grandi giochi. Allora, in realtà le stesse persone ovviamente hanno detto che i Grandi giochi sono comunque una parte importante del secondo libro di Nevernight, che però non è la più importante, ovviamente ha un ruolo fondamentale, solo che non è la cosa più importante del secondo libro, però che comunque c'entra molto, quindi
è diciamo un po' meno inzoccato, non so come si dice in italiano in realtà, però ok. Però diciamo che ci può stare come sottotitolo. Il terzo invece ha come sottotitolo Alba Oscura. Anche questo sottotitolo è molto giusto per il libro, è il sottotitolo giusto per il terzo libro, anche se in realtà, da quello che ho capito, quello che hanno indovinato di più è stato il primo, mai dimenticare. Comunque, tutti e tre i sottotitoli hanno il loro giusto valore per i libri. Ma la cosa che mi piace di più in realtà è che la prima lettera di ogni sottotitolo forma la parola, o meglio, il nome Mia. Mia dovrebbe essere la protagonista femminile, adesso non so se ce ne sono altri protagonisti, comunque Mia è la protagonista principale di Nevernight. Io sono felicissima di finalmente di incontrare Mia Corvere, perché ovviamente ho visto anche su Instagram tante persone che hanno realizzato il cosplay di Mia, che ne hanno parlato molto bene, però penso che ognuno possa immaginare Mia come vuole, secondo la propria immaginazione, seguendo sempre ovviamente le descrizioni del libro. E quindi sono molto contenta di incontrare Mia. In realtà questo volevo solo dire dell'iniziale di ogni sottotitolo, appunto, forma la parola Mia, che è la protagonista di Nevernight. Poi abbiamo il secondo punto, che sono le copertine. Le copertine sono le stesse dell'edizione UK, che sono molto molto belle. Però avrei preferito le copertine americane, perché le copertine americane sono bellissime, io le adoro molto, però anche le copertine UK sono spettacolari, sono molto molto belle, ma la cosa che mi piace di più in realtà delle copertine sono i dorsi. E dove i numeri sono i numeri romani, quindi per indicare il primo, il secondo e il terzo libro sono con i numeri romani. Io lo adoro tantissimo, anche se in realtà non mi piace moltissimo l'idea che su ogni libro ci sia il numeretto. Però ho visto le copertine su Instagram e ci sta benissimo, quindi su questo posso passare avanti. Un'altra cosa che mi piace dei dorsi è ovviamente la progressione dei suoli, perché sui dorsi ci sono questi suoli, ognuno ha un colore diverso, che ha una progressione. Se non sbaglio, anche sulle copertine dovrebbe essere una specie di progressione dei suoli, e credo sia una cosa importante questi suoli per la trilogia di Nevernight, non lo so. Per chiunque l'abbia letta, fatemi sapere nei commenti, perché non lo so. Un'altra cosa che mi piace di Nevernight sono le mappe. Io adoro le mappe nei libri fantasy, soprattutto nei libri fantasy, perché se non ci sono le mappe nei libri fantasy, io tendo a rimetterlo a posto. No, è un pregiudizio che ho in realtà. Magari quel libro è bellissimo e non ha la mappa, però a me piacciono tantissimo le mappe nei libri, soprattutto, appunto, ripeto, nei libri fantasy. Quindi grazie Oscar Wilde per aver messo le mappe nella trilogia di Nevernight. Bene, allora, una cosa che preoccupava tutti, soprattutto quelle persone che hanno già letto Nevernight in inglese, sono le traduzioni. Allora, hanno scelto Gabriele Giorgi per la traduzione di tutti e tre i libri di Nevernight, e a quanto pare stanno funzionando queste traduzioni, perché ho visto in giro ovviamente che alcuni miei colleghi booktuber, che hanno ovviamente più visualizzazioni e più iscritti di me, però sti cazzi i numeri comunque, hanno ricevuto delle copie in anticipo, sia cartacee sia in ebook o PDF, le hanno lette queste traduzioni e sono entusiaste di queste traduzioni, quindi siamo fiduciosi anche per quanto riguarda la traduzione, perché molto spesso i libri letti in inglese sono migliori rispetto a quelli in italiano, non tanto per la trama o quant'altro, ma solamente per la traduzione, perché magari nella traduzione si perde molto il valore e lo stile di scrittura dello scrittore. Però sono contenta che
alcuni che so che sono abbastanza picciosi per queste cose siano contenti della traduzione e che sia stata fatta bene. Quindi speriamo che possa rendere giustizia allo stile di scrittura di J. Christoph. Spero anche di fare una recensione di Nevernight appena lo leggerò. Leggerò tutti e tre i libri e spero di farlo prima di ottobre, diciamo per la fine di settembre, anche un po' prima. Spero tantissimo di riuscirci, perché in realtà ho tantissime altre idee da portare sul canale, tantissimi video da fare, però ovviamente Nevernight penso che avrà la priorità su tutti gli altri, quindi ovviamente io lo farò uscire il prima possibile, li leggerò appena possibile, tra appunto stasera e domani mattina andrò in libreria e lo andrò a comprare, almeno il primo. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di Nevernight, se l'avete già letto oppure se volete leggerlo. E secondo me sono dei book porn che tutti devono leggere. E bene, niente, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!